Ci siamo, nuovo Pokémon Presents, non vedo l'ora di scoprire cosa annunceranno. Questa storia che ho pubblicato su Instagram ha alcune mancanze, tipo la compatibilità con leggende, almeno le leggende di Pokémon Home, e il DLC che sembra essere sempre più vero. Spero proprio ci sia questo DLC, spero proprio davvero che ci sia, perché se no... Magari c'era Nona Gen, magari c'è un Let's Go Maniera. Secondo me quest'anno DLC e tanti cari saluti. Ci vediamo l'anno prossimo, nel 2023, con un nuovo gioco. Ma non perché io lo voglio nel 2023 perché deve essere fatto bene. Nel 2023 perché loro stessi capiscono che ci vuole tempo per produrre. È TPCI che non lo capisce, che vuole produrre. Ok, allora Game Freak, accompagnati con altri studi. Nintendo se li ha presi sotto la sua ala, stanno nello stesso stabilimento, li ha portati apposta nello stesso stabilimento. Mandate qualche sviluppatore. Se non sbaglio, Nintendo ha comprato addirittura SDR, se non sbaglio, che è la compagnia con cui ha prodotto tutti i Mario, tutti gli Zelda e tanta altra roba. Quindi magari mandatene qualcuno a Game Freak, visto che Nintendo anche ci rimette, visto che è l'endorser dei giochi. Quindi alla fine la merda se la prendono Game Freak, TPCI e Nintendo. Proprio tutti alla fine. Quindi, insomma, dai. Che poi, se andiamo a vedere, la nona gen potrebbe già essere in sviluppo, perché Sole e Luna, Usum, Spade e Scudo, il DLC di Spade e Scudo e anche Leggende Pokémon è stato affidato a... anche Let's Go, mo perché non mi veniva in mente. È stato tutti i titoli affidati ai non veteran di Pokémon, ai non veterani. Vediamo, vediamo, tutto possibile, tutto è possibile. Hello everyone. Tante botte, Shihara. Shihara from the Pokémon Company. Non fare il... February 27th. Is the date the Pokemon... Vabbè, sì, non diciamo cose ormai passate, dai. Oh, svariati i giochi! E dammi Detective Pikachu 2, dammi sto Detective Pikachu, dai! Let's go, let's go! Hello, I'm Boia, from the Pokemon lo zio Chad. Allow me to jump straight into sharing the latest updates with you. Ok. First is an update on Pokémon Go. C'è ancora ci giocano, quindi è normale. C'è gente che ci gioca, c'è tanta gente che ci gioca, va bene. Ah, mettono gli starter. O di settima. Allora, settima, va bene. Oh, altri giochi, non Caffè Mix però, Caffè Mix no, eh. Ovviamente Masters EX. Se non altro sto gioco sta avendo aggiornamenti pieni, aggiornamenti sempre più corposi. Finisce con Caffè Remix, apposta, fatta, finita. Unite, dovrebbe esserci Upa, se non sbaglio hanno messo. Amici, Unite è tantissima roba, un bel gioco fatto bene. Non è ai livelli di League of Legends perché sono un po' diversi, È tutta una cosa diversa, però... Se non sbaglio hanno annunciato un torneo di Unite con dei premi in denaro, Bello Koopa comunque. Idea sprecata, perché poi neanche l'hanno distribuito bene. Però bello. Bello davvero come Pokémon. Oddio, l'hanno sfruttato su Horas. Ma è un po' strano, era la maniera. Tra l'altro io ho dovuto prenderlo con i cheat perché non avevo idea di come prenderlo. Ho dovuto usare Power Save. Oh, attenzione! Aggiornamento a rilascio era allora. Era un aggiornamento a rilascio. I DLC finalmente. Oh, Cribbio, sì! Sì, dai! E andiamo, era ora! Era ora! Dai! Era ora! Ho fatto bene a non cancellare l'intro. Io avevo l'intro salvata, l'ho tenuta. L'intro dei video di Diamante e Perla. Presto! Eh sì, ma anche Darkrai, per favore! No? Circa 2 ore di gioco. Ah, sì. Subito! Next up,
Yes. Niente home però a quanto pare. Se no lo dicevano. Forse dopo insieme lo dicono. Dai, DLC. Dal gioco in fase di sviluppo cosa? Quale? Zoro qui? Swarm. Ah, le Swarm fanno. Nuovi eventi. Ehi! Nuova roba. Vabbè, queste lotte si sapevano. Cosa? I selvatici? No, i regali selvatici? Tutti alfa poi. Bello. Peccato perché già l'ho presi, però. La nuova alba di Isui? Arceus, questo è Arceus. Ah no, di alghe parti. Insieme! No, io non la faccio. Come faccio a farla? Come faccio a farla quella? Oh. È impossibile farla insieme, specialmente quando poi ti attaccano che non capisci che cavolo fare. Senza costo. Senza costo, tanta roba, eh. È tanta roba. Io in realtà devo ancora finire Pokédex, però... Va bene, va bene. Oh! One more thing! Ah, ok, ah, pensavo qualcosa di... Ah! Trama originale, senza Ash. Mi sa che è finita, ora è un quarto d'ora, ma 12 minuti. No, dai, dai. Eccola, eccolo! L'ultimo video, l'ultimo video! Sì, sì, grazie a te, ciao, ciao, ciaddone. Alla prossima. Detective Pikachu 2! Finalmente è pronto! Detective Pikachu 2! Dai, Pog, dai, Pog! Oh. Ma questo non l'abbiamo visto in quel mini... sì, è Detective Pikachu, c'era il caffè. Ma no, ma... Aspetta! Però il caffè è tipo una spezia. In tempi molto antichi era una bacca, ma pensavano fosse una... Dove siamo qui? Ok, grafica di Arceus. Stone Journer. Allora, i modelli sono nuovi. Sono modelli nuovi. Vabbè. Sì, Viper! Sì, Viper! Bello, sì, Viper! Dov'è? Che cacchio è questo, mo? Italia? Olanda? Caffè? Oddio, tornano i bimbi? Tornano i bimbi. A parte si è vista la regione, ma non ci ho fatto caso. Pokémon Sunshine è diventato, sì sì. Pokémon Sunshine. Mamma mia! Ma no, ma sembrano dei Fakemon, ma dai! Oddio, bello è Papero! Bello è Papero! Ma è finto! Ma è finto, dai! Ma che nomi sono? Fine 2022.
No. Scarletto e violetto? Però oh, i modelli sono nuovi, animazioni diverse, parte i nomi, vabbè, c'è poco da dire, Arceus, la grafica di Arceus. Titoli pessimi. Gli starter sembrano un po' dei Fakemon, però ovviamente si prende lo starter di fuoco, perché il fuoco è il mio tipo preferito, si prende quello. Non ho molto altro da dire, voglio un attimo rivedere se c'è l'Italia. Se è l'Italia, perché si è vista la mappa. Per carità, l'ambientazione è bella, eh. L'ambientazione è bella, un paesaggio è suggestivo. Saranno sicuramente più paesaggi, più città di leggende Pokémon. Graficamente è Pokémon, leggende Pokémon 2.0. La grafica è un pochino migliore, eh. Però è quello che è. È un po' una cagata, eh. Dai, diciamolo, non è il massimo. I giochi di luce. I giochi di luce, un po' meglio. Però i texture sono migliori, dai. Sono migliori i texture. L'acqua! L'acqua sembra fatta meglio! L'acqua sembra fatta meglio, eh! Però almeno la vegetazione ce n'è di più, dai. Inoltre anche la città è davvero carina. C'è una specie di ruota con tutti i tipi. Non male. Però ragazzi c'è Sea Viper. C'è Sea Viper, la texture di Sea Viper è quella di un serpente, tutta quanta squamata. Belle. I modelli sono nuovi, ragazzi. I modelli dei Pokémon sono nuovi ed era ora. Era ora. E non solo 3D come leggenda, ma proprio nuovi proprio. Ci sono molti più dettagli rispetto ad Arceus, eh? Molto più dettagli rispetto ad Arceus. C'è più roba. C'è più roba. Sapete che mi ricorda? Pokémon Snap. New Pokémon Snap. Insomma, ancora un po', eh? Potrebbe però essere la Spagna. Non credo sia l'Italia. Potrebbe essere la Spagna, eh? È la Spagna, dai. Niente di che, comunque. Però, oh. Overall più bello, eh. Cioè, sono più dettagli. I modelli sono veramente nuovi. Sea Viper ha le squame. Magnemite riflette. I giochi di luce sono fatti meglio. E anche l'acqua. E non sono né contento né dispiaciuto. Sono ok. Io sono ok. Per quanto riguarda gli starter, invece, beh, il Papero è fighissimo. Il Papero è davvero bello. Il Papero è bello. E anche il gatto d'erba. Ma. Quello di fuoco è. È strano. È strano. È strano. Però prenderò lui perché è fuoco. Mi piace fuoco. E probabilmente non sarà fuoco lotta. Forse. Si spera. È un tipo. Oddio, sembra quasi un dinosauro. Sembra quasi un dinosauro. Ad ogni modo, questo è tutto quello che c'era da dire per me, per il trailer. Lascio le analisi a chi le sa fare davvero. E niente, vi ringrazio per aver seguito il video. Ditemi cosa ne pensate, per me è tantissima roba. A parte i nomi no, i nomi non ce la faccio. Ma poi anche la texture, anche il logo. Che mi significa sto logo fatto con Paint? Li facevo io a 10 anni con Paint, sti loghi, dai. I nomi dei giochi pessimi, il logo pessimo, gli starter bellini, la regione. E la texture meglio di Leggende. È un Leggende 2.0, quindi fatta molto meglio. Si vede. Si vede. Dai, è fatta meglio. Non si può dire. C'è più roba. Ci sono più i modelli nuovi, finalmente. A parte i PG che sembrano dei bambini. Vedremo poi fra qualche settimana. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.